Trapani rubano la borsa da un'auto in sosta e i carabinieri arrestano un 28enne tunisino. Palermo, lavoratori sottopagati in una comunità per anziani, indagati due gestori. Mazzara, ancora un incendio in banchina sul fiume Mazzaro e lo stesso luogo già in fiamme l'altro ieri. Mazzara, primi appuntamenti stamattina con Blue Silenda, nel pomeriggio l'inaugurazione ufficiale. Calcio si cambia in casa Mazzara, presentati ieri il mister tedesco e il direttore sportivo Scarcella. Benvenuti al TG Vallo prima pagina. Apriamo con la cronaca. I carabinieri di Trapani hanno arrestato un 28enne tunisino. I particolari nel servizio. I carabinieri della stazione di Trapani hanno arrestato un 28enne tunisino per furto e indebito utilizzo di carte di credito. Le indagini dei militari sono scattate a seguito della denuncia di una donna alla quale è stata rubata la borsa in auto mentre aspettava il proprio figlio all'uscita da scuola. L'uomo, immediatamente dopo il furto della borsa, è effettuato con la carta di credito rubata ai piccoli pagamenti in una tabaccheria trapanese per 110 euro. I carabinieri sono riusciti a risalire all'identità del presunto ladro e nel corso di una perquisizione a casa del 28enne i carabinieri hanno trovato, oltre alla carta di credito, anche occhiali, cellulari, orologi e portafogli. Gli oggetti trovati sono stati sequestrati e saranno eseguiti accertamenti per verificarne la provenienza. Per il giovane tunisino invece è scattato l'arresto. Il GIP del Tribunale di Trapani, durante l'udienza di convalida, ha sottoposto il 28enne all'obbligo di dimora nel comune trapanese con il divieto di allontanarsi da casa durante le ore notturne. Ha preso nuovamente fuoco ieri pomeriggio l'area sotto lo stadio comunale Nino Baccara nel porto canale di Mazzara. State vedendo appunto le immagini sul posto. Sono giunti prima i vigili urbani, poi i vigili del fuoco del locale di staccamento che hanno spento l'incendio dentro l'area in questione, dove hanno preso fuoco plastica e indumenti. Il giorno prima sempre un altro incendio di rifiuti vari si era verificato nello stesso posto. Tra l'altro questa situazione è stata anche segnalata più volte sui social dai cittadini. Ipotizzato i reati di caporalato e abbandono di persone incapaci in una comunità alloggio per anziani a Palermo, indagati due gestori della comunità per anziani. Sentiamo. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un'ordinanza di misura interdittiva nei confronti di due persone destinatarie del divieto di esercitare attività di impresa. Si tratta di due gestori di una comunità alloggio per anziani. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della Procura palermitana. Le indagini delle Fiamme Gialle sono state avviate sulla base della segnalazione di un parente e di un ospite. All'interno della struttura gli anziani non avrebbero avuto la necessaria assistenza e inoltre tre dipendenti in nero e senza le qualifiche necessarie sarebbero stati sottopagati. I due indagati avrebbero erogato agli stessi impiegati 2,40 euro l'ora anziché 8,41 euro previsti dal contratto nel settore socioassistenziale. Le Fiamme Gialle hanno contestato ai due gestori i reati di caporalato e abbandono di persone. La società che gestisce la comunità alloggio è stata commissariata dal Tribunale palermitano, che ha contestualmente nominato un amministratore con il compito di garantire la prosecuzione delle attività assistenziali. Termina qui TG Vallo prima pagina, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News.
Benvenuti al TG Vallo News. Innalzare la qualità dell'offerta formativa della scuola siciliana, intervenire tempestivamente per il recupero dei ritardi dell'apprendimento, combattere la dispersione scolastica e favorire l'esercizio del diritto allo studio sono gli obiettivi del piano strategico per il contrasto alla povertà educativa, la riduzione della dispersione scolastica, la qualificazione e l'interiorizzazione del sistema scolastico siciliano per il triennio 2023-2025, che ricevuto l'apprezzamento del governo Schifani su proposta dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. Il piano può contare su una dotazione finanziaria di quasi 321 milioni di euro e prevede un coinvolgimento multilivello del sistema scolastico e delle varie istituzioni preposte. Al via oggi a Mazara la dodicesima edizione di Blue Sea Land. Nel pomeriggio è prevista la cerimonia inaugurale questa mattina, intanto i primi incontri. Sentiamo il presidente del distretto Mazara del San Carlino e l'assessore regionale alla pesca San Martino. Assessore, al via Blue Sea Land, 4 giorni legati ai temi della pesca. Sì, 4 giorni dedicati qui a Mazara alla pesca, al Mediterraneo e a quello che è la difesa della nostra storia, identità e delle marinerie siciliane. Il Blue Sea Land rappresenta un momento di confronto, un momento importante che è il momento della tutela e della salvaguardia delle produzioni ittiche siciliane nei confronti anche dell'Europa, che sul tema della pesca a strascico ha dato delle indicazioni sulle quali il governo regionale e nazionale si sono opposti. È un momento anche per parlare con la comunità scientifica di quella che è la valorizzazione del prodotto e del suo trasformato. In un momento storico in cui la nostra regione punta, come assessorato regionale agricoltura e alla pesca, a valorizzare l'innovazione tecnologica nelle imprese per aumentare il profitto e il guadagno dei nostri trasformatori, ma punta anche alla valorizzazione e alla storicità che le flotte siciliane hanno, per arrivare a un 2025, che è l'anno in cui l'Europa ha scelto di premiarci come regione gastronomica d'Europa, alla valorizzazione del prodotto, un prodotto che nel consumo dei siciliani deve aumentare la consapevolezza della qualità del prodotto che viene pescato nei nostri mari, ma anche alla conoscenza sul mercato nazionale ed estero di quella che è la potenza che oggi la nostra regione riesce e continua a esprimere grazie al sacrificio di tanti pescatori. Presidente Carlino, al via Blue Sea Land, tante le tematiche che saranno affrontate durante questa dodicesima edizione. Sì. Abbiamo cercato di mettere all'attenzione intanto delle istituzioni presenti, ma poi anche dei paesi transfrontalieri presenti, abbiamo cercato di mettere all'attenzione quelle che sono le criticità in questo momento che noi abbiamo riscontrato come distretto, in collaborazione, perché il distretto è il trade union tra le istituzioni, il mondo scientifico e le imprese. Quindi tutte le istanze che sono arrivate sia dal mondo scientifico che dalle imprese abbiamo cercato di, in questa manifestazione, cercheremo di metterle in evidenza per vedere di trovare delle soluzioni condivise che possano stare bene a tutti. Uno dei temi al centro della manifestazione è la pesca del granchio blu. Sentiamo. Si parte oggi con questo convegno dedicato agli effetti dell'invasione nei mari del cosiddetto granchio blu. E non potevamo non partire con questo nuovo problema. Ogni anno approfittiamo del Blue Sea Land per raccontare in 4 giorni un po' tutti quelli che sono gli eventi più importanti svolti e attivati dal Dipartimento della Pesca Mediterranea, nonché dei problemi che bisogna affrontare. Questo del granchio blu è un nuovo problema che non pensavamo come dire, si sviluppasse in maniera così velocemente, ma in realtà le caratteristiche di questo animale sono tali da far sì che dobbiamo immediatamente gestirlo e controllarlo. È altamente prolifico, molto forte, chele assolutamente di portata tale da poter tagliare le reti, oltre che uccidere tutti gli altri animali. Produce il triplo di uova rispetto ai nostri granchi e resiste sia a temperature più basse che a meno basse, quindi chiaramente è un animale da gestire. Il Nord Africa è già in serie difficoltà, i tunisini già hanno una certa invasione
che preoccupa, quindi noi da subito abbiamo cominciato a vedere come studiarlo con la nuova programmazione che parte praticamente è partita quest'anno, ma già dall'anno prossimo, quindi fra 3-4 mesi, avremo modo di attivare alcune ricerche particolari. Vedremo di capire come gestirlo, che lo andiamo a pescare, sì, che lo consumiamo, va bene, ma è chiaro che non possiamo pensare di intervenire con una forma di eradicazione, non è facile, né tantomeno li possiamo andare a cercare uno per uno, capirete, quindi bisognerà studiare quali sono le caratteristiche di questi animali, quanto scudono le uova delle femmine, come sono gestibili e che temperature particolari hanno, perché fino ad oggi abbiamo capito che preferiscono aree salmacee, acque basse, e quindi si trovano per esempio nello stagnone di Marsala, come per esempio in diverse foci di fiumi dove l'acqua dolce arriva a mischiarsi con l'acqua salata, ma non è eccessivamente salata. Quali sono gli effetti dell'invasione del cosiddetto granchio blu e quali prospettive future? È una specie molto aggressiva, molto invasiva, che sta mangiando tutte le specie del mare Mediterraneo, sia i vongole che le cozze, i pesci, le anguille, e il suo impatto è vediamo quando c'è il granchio blu, un'invasione del granchio blu, una decrescita del numero di specie, quindi una decrescita della biodiversità. In più, questo granchio blu ha un impatto molto forte sulla pesca artigianale, perché rompe le rette, mangia i pesci che sono dentro le rette, quindi i pesci non possono essere venduti. Quindi c'è una perdita economica per i pescatori, con il materiale distrutto con il granchio blu e anche i pesci che non si possono vendere. Quindi l'idea nostra è di mostrare che il granchio blu ha un impatto grande sul Mediterraneo, sia sulla biodiversità che sulla pesca, e stiamo cercando un modo di gestire la specie. E, l'idea è di pescarlo e cucinarlo, mangiarlo, a livello locale per controllare la popolazione e anche avere una compensazione della perdita economica collegata all'invasione del granchio blu per i pescatori. E domani sono previsti altri appuntamenti, un convegno si terrà in particolare al Teatro Garibaldi sulla gestione dei rischi e la salvaguardia delle risorse del mare, alle 10 presso la Sala La Bruna ci sarà anche il convegno sul tema le campagne informative Io non rischio e pronti all'azione, alle 9 presso la Sala Corridoni un altro convegno sul tema politiche attive della regione siciliana per la governance del fenomeno migratorio, opportunità e scenari futuri. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo terza pagina. Benvenuti al TG Vallo terza pagina. Si è svolto domenica scorsa presso la parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara l'incontro di apertura del nuovo anno comunitario 2023-2024 delle comunità Nuovo Germoglio e Seme di Speranza dell'associazione Fede e Luce Onlus. L'incontro è iniziato la mattina con la partecipazione alla messa officiata al parroco Don Giuseppe Lupo, che alla fine della celebrazione ha fatto una benedizione particolare alla comunità. Ed ora lo sport calcio, conferenza stampa ieri pomeriggio dell'USD Mazara, la società ha presentato il nuovo allenatore Toto Tedesco e il nuovo direttore sportivo Giuseppe Scarcella. Sentiamo le interviste realizzate al termine dell'incontro con i giornalisti. Presidente, nuovo allenatore, nuovo direttore sportivo per risollevare le sorti del Mazara. C'era bisogno di una svolta. Mi è dispiaciuto comunicare ad Abbenante l'esonero, però i risultati mi ha portato a prendere questa decisione. Abbiamo perso qualche settimana, non perché noi dormivamo, e purtroppo dobbiamo fare una scelta in questo momento fondata, cioè non ci possiamo più permettere di fare nessun errore.
Gli errori sono stati fatti, io ho detto sempre, me ne assumo le responsabilità come presidente, anche se delle volte non è colpa mia, però ognuno di noi deve assumersi le proprie responsabilità. Ma come tale è giusto che si prendano le giuste conseguenze. È chiaro che abbiamo fatto una scelta ponderata, abbiamo preso un direttore sportivo che negli anni ha fatto bene e quindi penso che farà pure qua, e il mister che ha una storia a Mazara, quindi è stato ben accolto, abbiamo smosso, vuol dire, le acque affinché si crea quell'euforia necessaria per avere i risultati. Io penso che qualche piccola soddisfazione, qualche sassolino ce lo toglieremo. Sono sicuro che questi ragazzi non sono secondi a nessuno, perché già da domenica, è pur vero che sul pareggio ovviamente ci sono ritornati un po' gli spettri, i fantasmi delle scorse partite, però il secondo tempo hanno dimostrato quello che io avevo visto prima e anche domenica stessa. Quindi hanno dimostrato di avere un piglio diverso, di essere più squadra, più gruppo. Ovviamente ci vuole tempo e ci vuole qualche innesto sicuramente in qualche posto del campo. Quindi è sicuro che questo la società mi starà vicino. Io prima possibile, non vi posso dire domani, dopodomani, ma sicuramente arriverà qualche profilo nei posti giusti del campo dove siamo, diciamo, un po' messi cioè a livello di qualità messi un po' male. Sarà tedesco, come intende cambiare il corso del Mazara? Ma guarda, già da domenica scorsa, questa partita con l'Aspra, già ho visto nell'organico, nella squadra, ho visto qualcosa dentro loro stessi che è cambiato. Ho visto una squadra rispetto a quella che avevo visto a Fulgatore in Coppa, perché quella con l'Accademia non l'ho visto. Ho visto una squadra con più voglia, con più cattiveria, imbottita anche di molti giovani nel secondo tempo contro l'Aspra. Ho visto ottime individualità e ti posso dire che qualcosa è cambiato forse nella loro mentalità. L'obiettivo adesso è la salvezza. Ma il nostro obiettivo è la salvezza. Noi dobbiamo cercare domenica dopo domenica di lavorare per cercare di fare più punti possibile, perché stare lì sotto non è bellissimo. E noi domenica affrontiamo una partita delicata contro una squadra che è un'ottima squadra come era l'Aspra, e dobbiamo cercare di domenica a domenica lavorare per poter fare il più possibile e poi magari attingere nel mercato di riparazione e correggere delle lacune che ci sono in organico, perché abbiamo dei reparti dove siamo un po' deficitari, specialmente la difesa e il centrocampo. E con lo sport è tutto, vi lascio alla programmazione non sulla nostra emittente. Grazie per averci seguito, arrivederci.